eccoci qua a parlare dell'ultima glomerulonefrite con un esordio principalmente di tipo nefritico. Bene, è la glomerulonefrite di Berger o a depositi mesangiali di IgA, chiamata anche mesangio capillare. Questa glomerulonefrite è la glomerulonefrite primitiva più frequente in assoluto e colpisce una fascia di età giovanile, soprattutto la seconda e la terza decade, quindi 20 e 30 anni, con una prevalenza del sesso maschile, quindi un rapporto di circa 2 a 1 maschi e femmine. Questa patologia è una patologia per la maggior parte, come al solito, idiopatica, ma si pensa che ci sia un coinvolgimento da parte di antigeni batterici virali, quindi che sia secondaria a un'infezione alle vie respiratorie più frequentemente o all'apparato gastroenterico, o che sia secondaria comunque a una patologia sistemica o una patologia neoplastica, ad esempio. La base è sempre una base di tipo immunologico. In questo caso troviamo una iperproduzione di immunoglobuline A e sono immunoglobuline A1, non A2. Le immunoglobuline A2 sono quelle che vengono prodotte a livello della mucosa dell'apparato respiratorio, gastroenterico ad esempio. Quelle A1 sono invece prodotte dal midollo osseo e questo ci induce a pensare che probabilmente questa patologia si è innescata da un aumento della permeabilità mucosale che determina il passaggio di antigeni all'interno del circolo e che quindi determina uno stimolo nei confronti del midollo osseo a produrre immunoglobuline specifiche. Queste immunoglobuline che però vengono prodotte, le A1, sono modificate, ad esempio hanno deficit di galattosio. Queste modifiche rendono le immunoglobuline prone a formare dei polimeri, infatti vengono anche chiamate immunoglobuline polimeriche, quindi polimeri intendo dire degli aggregati che quindi tendono a precipitare chiaramente. In più sono immunoglobuline più resistenti alla clearance epatica, per cui viene meno quel rapporto tra formazione e distruzione. Normalmente quando vengono prodotti troppi immunocomplessi, questi sappiamo che vengono eliminati. Ecco, questi immunocomplessi costituiti da queste immunoglobuline A modificate riescono a sopravvivere più a lungo. In più queste immunoglobuline sono anche più predisposte in qualche modo ad interagire con componenti glomerulari. Per cui cosa succede? Questa eccessiva formazione di immunocomplessi si va a depositare a livello glomerulare, in particolare a livello mesangiale. Per quello si parla di depositi mesangiali di IgA. Quindi, cosa c'è da dire? C'è da dire che anche in questo caso purtroppo la sintomatologia è molto varia, è aspecifica, nel senso che di solito segue un processo infettivo che può essere respiratorio o gastroenterico e la latenza è di circa 24-48 ore, quindi inizialmente abbiamo una sintomatologia molto vaga, quindi con una febbricola, un dolore alla colonna vertebrale o dolore ai fianchi, magari nausea, ma niente di particolare. Poi dopo 24-48 ore iniziano a comparire sintomi correlati alla nefrite, e quindi avremo ad esempio macroematuria o microematuria, proteinuria non nefrosica, avremo ritenzione idricosalina con ipertensione, edema, anemia e così via. Quindi la cosa importante da fare è spesso si può avere anche disuria, quindi spesso si fa una diagnosi errata di cistite emorragica. Bisogna però fare diagnosi differenziale con la porpora di Schönlein-Henoch, questo è importante perché anche la porpora di Schönlein-Henoch è caratterizzata da depositi mesangiali di IgA. Però possiamo fare diagnosi differenziale grazie al fatto che comunque è una patologia che si manifesta clinicamente proprio in maniera diversa dalla malattia di Berger, perché ad esempio nella porpora di Schönlein-Henoch abbiamo delle manifestazioni che non abbiamo nella malattia di Berger, come la porpora trombocitica non trombocitopenica, poi abbiamo artralgie e dolore addominale. Quindi per fare diagnosi, come sempre, passiamo dall'anamnesi, esame obiettivo, esami di primo livello
laboratoristici. Esami del sangue, rileviamo nell'esame del sangue un aumento della PCR, della VES, una leucocitosi, un aumento di IgA, una presenza di immunocomplessi con IgA1. Vediamo una condizione di microalbumine, di albuminuria, comunque diminuzione delle proteine nel sangue dovute a danno renale. A livello dell'esame dell'urina vedremo sempre la presenza di cilindri ematici, di emazie dismorfiche, di cilindri proteici, cristalli e così via, che sono sempre indice di danno renale. Qual è il decorso clinico? Nel 4% dei casi la malattia va incontro a remissione clinica, quindi regredisce spontaneamente nell'arco di 4-5 anni. Spesso sovente progredisce verso l'insufficienza renale, un'insufficienza renale cronica, lenta, che può evolvere anche nell'arco di decenni, addirittura anche 20 anni, e quindi poi determina la perdita della funzionalità renale e richiede ovviamente il trapianto, comunque una terapia di tipo sostitutivo. Ah, chiaramente uno degli esami importanti, come sempre, da fare è la biopsia renale. La biopsia renale si vedrà al microscopio ottico un aumento della cellularità, un aumento di volume dei glomeruli, e poi si vedrà l'immunofluorescenza al microscopio elettronico, la presenza di questi depositi elettrondensi di immunoglobuline, soprattutto a livello mesangiale. Ovviamente bisogna anche considerare la recidiva. Nel momento in cui si decide di effettuare un trapianto renale, bisogna tenere in conto che ci può essere una recidiva. Ecco, in questi casi c'è una certa probabilità di recidiva, però ovviamente non ci sono alternative. Se il rene smette di funzionare, bisogna sostituirlo in qualche modo. Bene, ti aspetto allora alla prossima lezione. Un abbraccio!